Radio Radicale, siamo con l'onorevole Maria Chiara Gadda di Italia Viva per parlare delle novità della cosiddetta legge antispreco che porta il suo nome. In questi ultimi mesi, anche a seguito dell'emergenza Covid, sono state introdotte delle modifiche a questa normativa che è stata introdotta per suo merito, aprendo anche alla donazione di altri beni oltre che quelli alimentari per la quale la legge era nata. Di che cosa si tratta? Oggi lei ha invitato qui una piattaforma come Regusto e una grande società come Leroy Merlin. Allora, in che cosa si apre la legge antispreco? La legge antispreco nasce nel 2016 per recuperare dei beni primari, come gli alimenti e i farmaci, perché quello è un tema grande rispetto alla povertà e alla fragilità di molte persone. Ma la pandemia ha dimostrato che i bisogni delle persone sono molto diversificati. Pensiamo alla necessità dei ragazzi nella didattica a distanza, dove servivano apparecchiature elettroniche. Oppure pensiamo a quell'hashtag Restiamo a casa. Non tutte le case dei cittadini durante la pandemia erano uguali in termini di salubrità, di idoneità e anche di bellezza. E dall'altro lato le eccedenze non si generano solo nel settore alimentare, si generano anche ad esempio nelle aziende che producono arredamento, giocattoli, tessili. E quindi la legge si è estesa a molti altri beni, ne aggiungo altri, per esempio i libri, che possono finire non soltanto nelle associazioni del terzo settore, ma anche presso enti pubblici. Pensiamo alle biblioteche di pubblica lettura, pensiamo alle biblioteche nelle carceri. E quindi da questo punto di vista la legge 166, a distanza di 5 anni, il 14 settembre, che è proprio il suo compleanno, il giorno dell'entrata in vigore, chiude il cerchio rispetto a tutti i beni. La donazione è un modo per ridurre lo spreco, ovviamente la prevenzione, la formazione, la cultura è l'elemento indispensabile per far vivere questa legge, però significa ridare valore a prodotti che perdono valore commerciale per diverse ragioni, alcune eliminabili, alcune non sempre lo sono, e ridarlo attraverso la solidarietà sociale. Allora, questi sono beni esenti da IVA. Allora, noi per quanto riguarda i mobili e i materiali per l'edilizia di cui si è parlato oggi, allora questi beni vengono dati da alcune società e poi queste società che cosa ne fanno e come vengono ridistribuiti nell'economia circolare? Beh, oltre all'IVA, la donazione non genera ricavo imponibile e poi ci sono ormai molti enti locali che applicano anche uno sconto sulla TARI, quindi sulla tariffa rifiuti, proporzionalmente alla quantità che viene donata. Questi beni possono trovare diverse applicazioni, per esempio per sistemare le sedi, per la funzionalità degli enti stessi, delle associazioni di volontariato, oppure possono anche essere veicolo generativo di nuovi progetti di introduzione al lavoro, di formazione lavorativa, perché ricordiamo sempre che il terzo settore non è soltanto volontariato, ma anche economia sociale, economia reale, il 5% del prodotto interno lordo che svolge attività in diversi ambiti, per esempio la formazione lavorativa. Recuperare e donare le piastrelle può essere un modo anche per inserire al lavoro, per insegnare il lavoro di piastrellista o di idraulico, pensiamo al caso della rubinetteria, a persone che hanno necessità di essere ricollocate o per la prima volta avvicinate a un'esperienza lavorativa. L'economia circolare, a differenza di quella lineare, genera sempre qualcosa di nuovo. Non è soltanto la legge 166 un modo per recuperare delle cose. È un modo per recuperare la comunità attivando delle relazioni tra istituzioni, profit e non profit. Ecco, le novità sono state introdotte a febbraio, se non sbaglio. Quando pensa che si potrà fare, diciamo, un primo bilancio esaustivo diciamo, dell'allargamento della legge 166? Allora, i primi decreti Covid sono stati il veicolo importante per ampliare la legge in queste sue nuove disposizioni. Ci vuole un tempo medio-lungo. Io credo che tra un anno potremo tornare qui a fare un punto della situazione con altre aziende, con altri prodotti e capire quali possono essere gli ulteriori strumenti per rendere possibile e più agevole il recupero. Pensiamo anche all'opportunità di risorse legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La legge nazionale, la legge 166 del 2016, dà gli strumenti, chiarisce la filiera delle responsabilità, dice chi può fare che cosa e con che responsabilità. Però poi, per
per attuare la legge sul territorio servono spazi, risorse, beni mobili strumentali, camioncini, scaffali, e quindi dobbiamo lavorare insieme per andare nella direzione della concretezza, non soltanto nei titoli di giornale che poi non generano un fatto vero, un fatto concreto. Grazie all'onorevole Maria Chiara Gadda di Italia Viva, con la quale abbiamo parlato dell'estensione della legge antispreco ai mobili e anche ai materiali per l'edilizia. Grazie.